Buonasera a tutti, come vi ho promesso oggi facciamo immediatamente il video che riguarda l'ACE, solo che è questo prodotto che come vedete abbiamo in allevamento, io utilizzo da moltissimo tempo, è l'ACE Sol Beads della Chemipharma. Il post che avete letto oggi, nel quale insomma ci sono tantissimi commenti che poi io non manco più, sono più riuscito a seguire. Poi ci sono domande anche nei post ripetitive, quindi io vi pregherei, quando metto un post, di leggere anche le risposte che magari do agli altri, o le risposte che spesso sono, diciamo, già scritte nel post stesso. Quindi ho notato che alcuni si soffermano su guardare la foto e fare le domande. Io vi pregherei invece di leggere il post, che metterò il link anche sotto il video per poter leggerlo. In più avete l'ausilio anche di questo video che stiamo per fare, perché dovete sapere che per me rispondere poi a tutte le domande diventa molto complicato, in quanto sono molto impegnato, quindi poi rispondere uno per volta magari con la stessa risposta diventa complicato. A me non piace non rispondere, perché è una cosa antipatica. Sicuramente se succede io non lo faccio apposta, ma capirete che siete veramente tantissimi e ogni giorno fortunatamente in aumento. Questo per me è un grandissimo orgoglio, io vi ringrazio. Però ecco, se evitiamo domande ripetitive o messaggi con domande che già, ripeto, sono state messe nei post, diciamo, ve ne sarei grato. Per voi ci vogliono 5 minuti, per me insomma poi ci vuole un sacco di tempo a rispondere a tutte queste domande. Torniamo a noi, il post, ripeto, è stato messo l'anno scorso a dicembre, quindi non è un post che io ho scritto adesso. Se andate a leggere la data, leggerete che è stato pubblicato a dicembre 2019, e ci sono tutte le spiegazioni insomma che riguardano questo prodotto e che riguardano l'acidificazione dell'acqua. Il punto, diciamo, fondamentale di questo post è proprio questo: acidificare l'acqua. E perché acidificare l'acqua? Questa è la domanda principale. Parecchi mi hanno scritto: allora in natura gli uccelli non bevono acqua, l'acqua piovana non è trattata, gli uccelli in natura stanno bene. Ecco, in questa domanda c'è una risposta proprio che, diciamo così, cade a pennello, per far capire che è fondamentale utilizzare un acidificante. Dovete sapere, per chi non lo sa, che l'acqua piovana ha un pH di 6, quindi rispetto all'acqua di rubinetto, quindi è già un'acqua che, se vogliamo, è come se già fosse trattata con degli acidi. Infatti il pH 6 consente di tenere la flora batterica intestinale sotto controllo. Già dal 6,5 in poi questo contribuisce a mantenere la flora intestinale sotto controllo. Questo prodotto ci consente però, oltre a portare il pH 6,5, di portarlo anche a 4,5. A 4,5, diciamo che a un pH 6 più o meno muoiono i coccidi. Quando arriviamo a un pH 4,5 riusciamo anche a tenere sotto controllo la colibacillosi e la salmonellosi, quindi è molto molto importante, diciamo, per il benessere intestinale degli uccelli, secondo me e secondo chi ha fatto degli studi e secondo i risultati che io ottengo nel mio allevamento, fare questo trattamento. Quindi come si fa questo trattamento? Anche se nel post leggete consiglio di farlo in modo continuativo, il mio modo continuativo non è quello di darlo ogni giorno, anche se si può dare ogni giorno nella dose di 1 ml per tutto l'anno. La mia modo continuativo è quello di fare dei cicli continui, quindi continuativi in questo senso sono dei cicli continui che facciamo 6 giorni ogni mese, mettendo 2 ml per litro di acqua. Riempiamo i beverini, noi abbiamo quelli a depressione. Quando il beverino, più o meno dopo 4-5 giorni, questa è la durata di un beverino pieno, si svuota e si riempie. Non va l'acqua cambiata, in quanto con questo prodotto l'acqua non fa nessun tipo di batteri, non fa muffe, non fa insomma, non va a male. Ecco, l'acqua si mantiene stabile con un pH, diciamo, che stabiliamo noi. Nella dose di 1 ml il pH 6 sarà 6,
e 2 millilitri sarà 4,5. Quindi chiudiamo il ragionamento. Il mio consiglio è quello di utilizzarlo nella dose di 2 millilitri per litro per 6 giorni al mese. Anche chi ha degli impianti lo può utilizzare nella dose di 2 millilitri per 6 giorni al mese. In questo caso, chi ha l'impianto, come ho già spiegato, non c'è bisogno che sciacqui, diciamo così, il bidone dell'acqua, basterà poi aggiungere l'acqua pulita e ripetere e aggiungere nuovamente, diciamo, il prodotto per 6 giorni il mese successivo. Un'altra cosa molto importante che vedete, questo è Acesol Beard. E poi abbiamo l'Acesol Forte. Ecco, in tanti mi avete posto questa domanda, anche se va bene l'Acesol Forte anziché l'Acesol Beard. In pratica sono lo stesso prodotto. Uno, l'Acesol Beard è studiato per l'ornitologia, l'Acesol Forte è studiato per l'agricoltura, insomma per i polli, per l'altro settore. Ma il contenuto, diciamo, il prodotto è perfettamente identico. Grazie a tutti e buona serata.